Questa volta non si parla di politica, non si parla di amministratore, ma si parla di un ente come l'ANAS che non prende provvedimento a ripulire questa zona. Ma nella provincia di Reggio Calabria, che sia città metropolitana o che sia ANAS, la situazione della viabilità è sempre un disastro. Qui ci troviamo in un posto importantissimo per l'economia della nostra provincia. Siamo nel centro commerciale più importante della zona e vediamo questo scempio che l'ANAS ha abbandonato, quindi c'è una rotatoria che è, diciamo, uno snodo autostradale importante, qui passano centinaia di persone ogni giorno e vedono questo scempio, totale abbandono, come se nella provincia di Reggio, nella piana di Gioia Tauro, abitassero bestie e non persone. Allora io voglio ricordare ai signori che hanno la responsabilità della manutenzione di questa arteria stradale di provvedere immediatamente, perché comunque con questo biglietto da visita anche quei pochi turisti che decideranno di passare qualche giorno nella nostra provincia, appena escono dall'autostrada e vedono questo scempio, scappano via. Noi non ci possiamo permettere il lusso di tenere questa situazione, allora invito i responsabili a provvedere immediatamente e se non lo faranno entro venerdì, sabato mattina verrò io con qualche operaio e la manutenzione di questa aiuola, di questa rotatoria, la farò io a mie spese. Così gli farò vedere come si fanno i servizi, come si fanno i lavori e come si ha cura per il proprio territorio, perché qui c'è proprio un disprezzo del territorio. Le persone se ne strafregano di questa situazione che è angosciosa per noi che qui viviamo, lavoriamo e abbiamo deciso di costruire il nostro futuro. E allora spero che entro venerdì questo spazio sia pulito, altrimenti sabato mattina ci rivediamo di nuovo qui e la pulirò io con i miei attrezzi e a mie spese. Anche perché la visibilità di chi fa la rotatoria non vede l'altra macchina. È assolutamente una situazione rischiosa, qui gli automobilisti rischiano di fare incidenti e c'è un menefreghismo totale, come se questa zona fosse di nessuno, c'è un totale disinteresse.